Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Passerei subito alla terza chat. Ecco, chat di prima e la seconda. Ma direttamente, ecco, quella. No, stamattina. Ecco, in cui si vede immediatamente l'Istituto Erboristico Angelica. Io sono il rappresentante della Coswell, mi occupo in particolar modo della divisione Air Food, e in ambito della divisione Air Food abbiamo diciamo proprio interno, proprio se l'Istituto Erboristico Angelica, che è quello che vedete raffigurato. È una zona del Bolognese nota per due aspetti. Il primo, ahimè, perché c'è stato un... ma penso che mi sentano ugualmente. Voi... Tristemente nota perché era la zona dove c'è stato il terremoto famoso di qualche anno fa, ma è anche famosa perché è un polo, diciamo, del biomedico, dello studio della, in ambito scientifico di prodotti che possono dare sostegno alla corretta alimentazione e al corretto stile di vita. Questo istituto erboristico che avete qui raffigurato è stato per anni, per 35 anni, la sede, lo è ancora adesso, la sede istituzionale dell'istituto erboristico, è stato ovviamente affiancato da un istituto vero e proprio che si trova non molto distante, ma che ci ha permesso di sviluppare i nostri prodotti in collaborazione con chi? Con numerosi istituti, tra cui cito l'Università di Bologna, che è il contributo più importante, citavo con alcuni dei relatori e l'importanza veramente di sfruttare le nostre istituzioni scolastiche e anche quelle universitarie, che sono veramente il patrimonio e ci danno informazioni e cultura e prodotti da poter proporre, ma altresì anche altri istituti che non rappresentano il mondo scolastico, il mondo universitario, ma che sono per esempio come la Fondazione Umberto Veronesi, su cui collaboriamo molto sull'ultimo periodo e con i quali abbiamo in particolar modo sviluppato il prodotto che abbiamo preso ad esempio per questa campagna. Devo dire che prima di arrivare ai contenuti della campagna, trovare interlocutori seri in questo mondo non è facilissimo, spesso si riesce anche di cadere molto nel commerciale e anche da parte nostra non era il nostro obiettivo, anzi abbiamo da subito sposato questa attività perché aveva, diciamo, un contenuto di seriosità che era pari a quello che noi andavamo a cercare. Devo dire che da molto tempo che noi siamo attenti alla corretta alimentazione e cerchiamo di sentire quanto ci raccontava la dottoressa Le Bournier, ci rassicura che siamo sulla strada giusta, anzi ho imparato che c'è ancora molto da fare. E avendo due bambini che più o meno sono di questa età, devo dire che mi ha stupito quando lo scorso giorno è tornata a casa e mi ha cominciato a parlare di contenuti, ingredienti delle merendine, perché a scuola hanno avuto un corso, quindi riteniamo che effettivamente questo progetto abbia una forza incredibile, perché spesso il genitore non riesce ad arrivare da là dove arriva la maestra, nel senso che il genitore per antonomasia fa un elenco di divieti al figlio e questi rimangono dei tanti. Il fatto di arrivare dalla scuola, dalla maestra, che dà dei contenuti, giocando o anche in maniera più seria, penso che sia veramente la strada giusta. Ed è per questo che abbiamo abbracciato questo progetto che, come diceva l'onorevole Vinetti, riteniamo effettivamente che sia veramente molto, molto importante. Come abbiamo partecipato? Noi abbiamo numerose attività e prodotti in quest'area, ma abbiamo scelto due che sono, noi chiamiamo Vegeteria Junior e Vegeteria Italiana, sono prodotti che in pratica mettono a disposizione della mamma o dell'adulto stesso la possibilità di consumare gli stessi estratti dei prodotti, della verdura, dei cinque colori della verdura, che sono un programma anche messo appunto anche dal Ministero della Sanità, e ci permette di dare degli strumenti facili, piacevoli, godibili al genitore per poter nutrire i propri figli in maniera sana, dare quei contributi, perché non è solo anche un discorso di obesità, mi permetto di dire, quello che noi notiamo c'è anche proprio un problema di corretta alimentazione, cioè ci sono anche bambini che non sono obesi ma che si alimentano male. E vivendoci dentro si nota sempre di più che poi possono sfociare in patologie quando saranno più grandi, che non è detto che sia esclusivamente l'obesità, e sono patologie importanti e ormai con tutte, diciamo, le cure sanitarie che abbiamo, questa sarà la nostra nuova frontiera.
Io direi che ho detto tutto, come partecipiamo e per qual è il nostro stimolo. Non so se ci sono delle domande, passerei oltre. Io, prima delle domande.